Buonasera dalla redazione di TG Treviso. In questa edizione domenicale del nostro telegiornale ripercorriamo i principali fatti di cronaca e i temi che hanno caratterizzato questa settimana. Menegazzi al via al secondo stralcio dei lavori di abbattimento, aperti sempre in quartiere San Giuseppe, stavolta lungo via Boiago. Siamo partiti stamattina, io credo che con un'altra settimana, tempo permettendo, dovremo terminare anche il secondo stralcio, quindi molto bene, diciamo che si sta procedendo veramente con i tempi previsti. Disagi per residenti e non previsti, secondo tabella di marcia, per una sola settimana con via Boiago, che nel frattempo sarà percorribile soltanto a piedi, per quanto in via provvisoria. Una volta terminati i lavori, riaperta al traffico, via Boiago avrà una novità, sarà dotata anche di un sottoportico pedonale. Pensiamo di spostare proprio su via Boiago, che è molto stretta, spostare il fabbricato di un metro e mezzo per permettere di avere un marciapiede molto più largo e molto più percorribile, sia per i nostri ospiti ma soprattutto anche per i cittadini che li abitano lì in zona. In attesa dell'avvio del terzo stralcio dei lavori, che prevede la ristrutturazione della settecentesca Villa Zucchelli della sua Barchessa, riaperta al normale doppio senso di marcia via Noalese, con i cantieri di demolizione della Casa dei Cronici sempre in corso d'opera. Si va avanti, insomma, credo che per i programmi previsti che abbiamo per il 2015 vengano rispettati assolutamente. Sotto passaggio pedonale della stazione ferroviaria allagato, le scale dell'accesso da via Dandolo come una cascata, il problema sotto gli occhi di tutti già 15 giorni fa è tornato a ripresentarsi in maniera ancor più eclatante a Ferragosto. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano il problema in tutta la sua gravità. Per la polizia ferroviaria la situazione è ormai insostenibile. Grazie a Dio il disagio non c'è stato per la circolazione treni, perché i disagi sono stati abbastanza limitati. I disagi invece ci sono stati purtroppo ripetuti nel tempo all'interno del sottopasso, che si è allagato. E le scale diventano una cascata perché purtroppo lo stato manutentivo all'esterno del sottopasso è abbastanza carente. Le griglie di raccolta dell'acqua sono praticamente occluse da terriccio ad altro. Impossibile accedere ai binari, altrettanto attraversare la stazione da nord a sud. Il dirigente della Polfer fa sapere di aver nuovamente chiesto al comune di porre rimedio al problema. Basterebbe una costante manutenzione della rete di scolo. Noi l'abbiamo già segnalato a suo tempo e abbiamo ripetuto la segnalazione, sperando che ci sia un intervento a breve. La palestra della Ghirada, il Palaverde, una squadra di giovani talenti e Stefano Pillastrini in panchina, passato e futuro insieme per il raduno del De Longhi Treviso Basket, che esordirà il 5 ottobre contro la Viola Reggio Calabria in Lega 2 Silver. Sugli spalti, appassionati di ieri e di oggi, che Paolo Vazzoler vuole rivedere a Villorba. Per lui entusiasmo da primo giorno di scuola. E vai, finalmente, è il primo giorno di quest'anno importantissimo, è un anno nuovo, campionato nuovo, squadra nuova, tecnico nuovo, ci sono tantissime novità e speriamo anche tantissimi nuovi, o meglio anche vecchi tifosi che vengono a farci compagnia a Palazzetti. Le prime sensazioni positivissime, non sembra di essere una Lega 2 Silver, ma sembra di essere una squadra, una città di Serie A, c'è tantissimi giornalisti, tantissimi tifosi, non dico tanta pressione, ma c'è molta energia, ecco, molto molto bello. Prima squadra juniores che quasi si confondono, talenti che ancora devono dare il massimo. Per coach Pillastrini ci sono tutti gli ingredienti per vincere questa scommessa. Una cosa veramente stimolante, veramente coinvolgente, oltretutto in un ambiente che ha fatto vedere grande entusiasmo, quindi che vuole crescere in un momento così difficile in cui tutti sono più preoccupati delle difficoltà che non dei sogni, e invece è una città che sta sognando in grande, è una cosa bella. Basket trevigiano che guarda avanti, ma al Palaverde a molti torneranno in mente le prodezze dei grandi di ieri. Bisogna sicuramente guardare al passato con rispetto, ma non con paura. Bisogna trarne stimolo. Sappiamo che da qui sono passati grandissimi campioni, è stata fatta la storia della pallacanestro. Purtroppo ora è un'epoca che è passata, però bisogna cercare di sostenerci per quello che siamo adesso. Saremo una squadra sicuramente che spero faccia divertire e darà tutto in campo.
Vigili urbani inflessibili con chi, ed erano i più, non ha rispettato le nuove zone a traffico limitato del centro. Da oggi scatta l'obbligo per i residenti e i commercianti dei negozi dell'area interessata, quelli cioè che hanno comunque diritto d'accesso, di esporre l'autocertificazione in attesa del pass del comune. Ne abbiamo filmata solo una, cruscotto sgombro nelle altre auto parcheggiate. Ed ecco allora la polizia locale in azione. Altre tre le sanzioni, che vanno a sommarsi alle 38 già elevate dall'avvio di questa nuova pedonalizzazione. Per il vice sindaco Roberto Grigoletto, via via i trevigiani impareranno, come dimostra l'elevato numero di richieste di permessi già presentate in comune. I cittadini hanno prontamente compreso il provvedimento e hanno rivolto istanza al comune per ottenere i relativi permessi. Al momento sono 96, riguardano sia residenti che commercianti che cittadini che abitano in questo primo quadrante interessato alla pedonalizzazione e che non hanno il garage. Quindi devo dire che la risposta è incoraggiante perché tutti quanti sono messi in regola. Centro che si svuota dalle auto e che presto potrebbe di nuovo riempirsi di artisti di strada, banditi dalla città dallo sceriffo Giancarlo Gentilini. 47 dall'inizio dell'anno le richieste di permesso per la città, arrivate a Casugana, vale a dire quasi 6 al mese. Dopo l'introduzione del nuovo regolamento di polizia urbana, che consente esibizioni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 23. Funambuli, giocolieri e saltimbanchi torneranno a fare capolino, tanto che saranno loro la cornice di Treviso Creativa, l'evento autunnale a cui sta lavorando l'assessorato alle attività produttive. La chiesetta di Sant'Isidoro ad Arfanta a rischio e una ventina di famiglie che potrebbero presto rimanere isolate. A Tarzo le piogge continue dopo il tragico nubifragio del 2 agosto che a Refronto le è costato 4 vite stanno minando il territorio. Una cinquantina i punti nel solo comune in cui si sono registrati smottamenti. Con il sindaco Gianangelo Boff abbiamo compiuto un piccolo ma significativo viaggio laddove il terreno ha ceduto. Inclinato di 2 gradi il tempietto a Talpon che con un'ordinanza urgente è stato chiuso. Si vede chiaramente che gli elementi che sono pendenti hanno un'inclinazione diversa rispetto alle pareti, quindi si vede proprio che il piano diciamo dell'altare, il piano del pavimento si è inclinato. Qui abbiamo una crepa di circa 2 centimetri che si vede che si è formata proprio di recente perché è tutto abbastanza pulito ancora. È una crepa proprio di questi giorni, insomma. Ma era tutta un'unica sassaia, grande. Da Corbanese ad Arfanta la strada è impraticabile. C'è un passaggio parziale per i residenti, diciamo, che permette in un senso di andare su e raggiungere le abitazioni. Adesso noi cercheremo di fare degli interventi urgentissimi per consentire alle persone di non rimanere chiuse in casa, perché con questa pioggia che continua a imperversare la situazione si aggrava di ora in ora e quindi il rischio è che ci rimangano delle case isolate. Questa mattina eravamo sul posto col geologo, abbiamo verificato la situazione, dovremo poter partire, adesso abbiamo contattato qualche ditta, nel giro di qualche giorno dovremo cominciare i lavori. Colline meravigliose e temibili insieme, quelle che l'acqua sta mettendo in ginocchio, il sindaco assolve i vigneti. Noi abbiamo monitorato tutte le frane che ci sono state in questi giorni, abbiamo l'85% delle nostre frane che sono fuori dalle zone coltivate, quindi sono in zone abbandonate, in zone incolte. Sicuramente diciamo i vigneti vanno, il modo di fare i vigneti va sorvegliato e vanno fatti con modo, ma l'importante è che ci sia un presidio sul territorio. La maggior parte dei movimenti franosi li abbiamo dove non c'è nessun presidio, proprio dove ci sono boschi che non vengono tagliati da anni, eccetera, eccetera, lì succedono i danni maggiori. Il comune con le sue forze non può far fronte alla situazione, ma dice Boff, la questione economica per il momento resta in secondo piano. I problemi, i conti, quelli vengono dopo. Adesso noi abbiamo comunque, devo dire, abbiamo avuto la vicinanza anche della regione del Veneto, il governatore Zaia attraverso la protezione civile e il genio civile sono intervenuti subito con uno stanziamento dei primi 4 milioni di euro. Comunque tutto ciò che è protezione civile, quindi protezione di beni e cose delle persone e dell'incolumità delle persone, non ha sicuramente limiti di patto di stabilità, ma quando ci sono da fare gli interventi vanno fatti, tutto il resto si discute dopo. Le piazze di Treviso, palcoscenico a cielo aperto degli artisti di strada. L'iniziativa, voluta dal sindaco Giovanni Manildo in controtendenza rispetto alle scelte fatte dalla giunta precedente, sembra nel giro di pochi mesi aver già trovato il favore dei trevigiani. Una bella iniziativa per portare la gente in strada e fuori per le vie, magari la sera, il pomeriggio. Se no tutti vanno al mare, tutti vanno in montagna e Treviso. Penso proprio di sì, che sia una cosa giusta. Va bene! Quindi è contento insomma di questa scelta? Ma sì,
Per me ha fatto bene. Perché? Perché forse c'è più movimento. È giusto riaprirle per quello, sì. Perché secondo lei? Perché è gente che deve lavorare e deve esprimersi. Benissimo. Io penso che sia una cosa positiva, molto positiva, anche per vivacizzare un po' e per fare, diciamo, per far condividere queste esperienze artistiche anche le persone che ne sanno molto poco. E l'occasione sarà proprio il prossimo autunno, in vista dell'evento Treviso Creativa organizzato dall'assessorato alle attività produttive, che vedrà anche la presenza proprio degli artisti di strada. Nel frattempo sono già 47 le richieste arrivate al comune dall'approvazione la scorsa primavera del nuovo regolamento di pulizia urbana, sintomo di un fervore artistico-culturale vivo più che mai. Chiediamo al Comune, durante l'approvazione del PAT, del piano di assetto del territorio, di perimetrare l'area attorno alla Storga, tutto il bacino della Storga, di perimetrarlo a parco. Associazioni unite nel nome della tutela dell'ambiente, sotto i riflettori del fiume Storga, che vede attualmente destinata a parco solo la sponda a sinistra verso Silea e non la sponda destra verso Treviso, così come contestano le associazioni Italia Nostra, Radici Felici e il gruppo di lavoro Storga. Da qui la decisione di presentare un progetto di recupero e valorizzazione dell'area, una proposta che in realtà non è nuova alle istituzioni. Questa proposta, presentata nel 2012, è l'evoluzione di una precedente proposta presentata nel 2005 e che attualmente è inserita nel PTCP, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Per sostenere l'iniziativa è stata persino avviata una raccolta firme. Sono state raccolte circa 8.000 firme cartacee e più 350 firme online. Queste sono state depositate stamattina al protocollo. Raccolte anche 400 firme di bambini e ragazzi come incoraggiamento verso scelte più concrete. Attacco incrociato agli autovelox lungo la tangenziale di Treviso, quello del sindaco di Castelfranco Luciano Dussin e quello sul fronte giudiziario dell'avvocato trevigiano Fabio Capraro, che ne ha contestato la legittimità in assenza di una periodica taratura. Dussin, in una lettera inviata al capo dello Stato e al governo, denuncia la prepotenza e l'insensibilità, scrive, di molti amministratori che con gli autovelox farebbero solo cassa, come risulterebbe dal confronto tra Castelfranco e Treviso. Il primo ha poco meno della metà degli abitanti del secondo, eppure Castelfranco incassa in sanzioni 250.000 euro l'anno, il capoluogo 7 milioni. Numeri per Dussin che gridano vendetta e di fronte ai quali le istituzioni dovrebbero intervenire. Nel frattempo sul tavolo del giudice di pace è arrivata l'istanza di Capraro, difende un trevigiano sfrecciato a 120 km all'ora dove il limite è 90. La legge, dice, consente ai comuni di non effettuare la periodica taratura dei rilevatori, ma la sua correttezza è al vaglio della Corte Costituzionale. Il comune di Treviso ha fatto sapere di eseguirla comunque, ma l'avvocato vuol vedere i certificati. In ogni caso, se la consulta dichiarasse incostituzionale la norma, si aprirebbe un nuovo scenario. Il problema riguarda tutte quante le contravvenzioni elevate con strumenti che non sarebbero, a mio parere, non sono affidabili. Attenzione però, una cosa va chiarita: chi ha già pagato, chi ha pagato, solamente chi ha impugnato il verbale potrà avvantaggiarsi di questa decisione della consulta. Chi ha già pagato, a meno che non trovi un comune virtuoso che domani ne riconosca che ha sbagliato e li restituisca, io non ne ho memoria, ecco, ma se no chi ha pagato ha perso i soldi, parliamoci chiari. Il problema non è tanto entrare a Treviso, perché la maggior parte delle multe vengono staccate di fatto con gli autovelox che sono piazzati lungo la tangenziale. La tangenziale che è ovviamente frequentata da tantissimi automobilisti, soprattutto anche non residenti nel comune di Treviso. Sappiamo che la tangenziale che porta alla Via del Mare, che porta verso Oderzo, ma dall'altra parte porta anche verso Vicenza, quindi è frequentatissima. Non capisco la polemica, la provocazione del sindaco di Castelfranco, il quale, se però vuole Castelfranco la tangenziale, noi gliela cediamo anche volentieri. Treviso reclama spazi. Un altro che lo dica. Vai. Treviso reclama spazi.
Contrariamente alle apparenze, non siamo i provini di qualche talent show, bensì alla nuova protesta del collettivo ZTL contro Cassugana, specie contro il sindaco e il suo vice, definiti la versione in copia PD dello sceriffo Gentilini. Chimanendo cosa vuole fare? Vuole fare il piccolo sceriffo di centrosinistra appoggiato da Grigoletto, oppure vuole essere davvero una svolta per questa città? Parole pesanti che seguono lo slogan che campeggia nello striscione affisso all'ingresso dell'ex Enel di Porta Carlo Alberto a Treviso. La sveglia è suonata a Treviso, reclama spazi. Così ZTL nel blitz di 3 giorni contro le mancate intraprese e manovre politiche che riguardano essenzialmente i temi del sociale, a cominciare dalla assegnazione degli spazi abbandonati, pubblici e privati che siano. Delusi da Cassugana, non sta passando per quanto riguarda decisioni o non decisioni rispetto all'aeroporto, rispetto alla città della salute, rispetto alla politica securitaria nei confronti dei mendicanti o comunque di tutte le marginalità sociali, per cui ci stiamo chiedendo insomma qual è il cambiamento che si vuole portare avanti. Mi piace un po' essere immerso nella natura, così è molto bello, però anche vedere posti nuovi, visto che non sono di questa zona, non avevo mai visto le risorgive, ma anche vedere un po' come sono trattate, come si potrebbe fare per cambiare un po' la situazione di alcune che sono proprio messe male, piene di rifiuti. Pedalare insieme nella terra delle risorgive per mappare uno dei fenomeni naturali più suggestivi. Una settimana nella natura, quella promossa da Legambiente e dall'associazione Possibili Alternative, coinvolgendo giovani e giovanissimi. Noi siamo partiti lunedì scorso dal Piave e abbiamo percorso la fascia delle risorgive fino ad arrivare allo Storga. Questo è il nostro obiettivo. La cosa interessante è che abbiamo già cominciato a comunicare cose all'esterno. Ci hanno visto, la gente ha collaborato con noi, altre volte ci ha guardato con diffidenza. L'idea è quella di fare una mappatura completa di questa zona e metterla a disposizione di chi poi deve intervenire per salvaguardare questo patrimonio incredibile. Abbiamo coinvolto dei ragazzi molto giovani, dai 14 ai 20 anni, perché riteniamo che il coinvolgimento diretto di persone che vedono e che pensano al loro futuro possa essere un investimento importante e che possa essere educativo anche per gli adulti. Una mappa che potrebbe servire a uno scopo turistico, ma che innanzitutto dovrà costituire un monito a istituzioni e privati. Ognuno deve fare la sua parte. Questa è una scheda di rilevazione. In pratica serve a rappresentare un po' le caratteristiche di tutti i fontanili, le risorgive che cerchiamo nei territori. 45 gradi, 41 primi e 20 secondi. Risorgive non sempre in buono stato, alcune soffocate dalle monoculture, altre inquinate. Sono stato contento perché una delle più belle che mi è piaciuta è la Mignagola e quando oggi siamo venuti a vedere questa risorgiva mi è un po' dispiaciuto perché non pensavo di ritrovare sporco. È stato bellissimo, abbiamo visto tantissime risorgive, è stato per me una grandissima sorpresa anche perché non conoscevo il territorio, quindi è stato fantastico. Ecco dunque quello che è successo di più rilevante questa settimana. Io vi do appuntamento naturalmente a domani. Intanto una buona serata con la programmazione di Rete Veneta. Arrivederci.